Sport Motori di questa puntata è dedicata alle moto in pista, raccontando una giornata di gara. Prima tappa della Sport Race Biblion Cup 2021 e seconda tappa per il Torm Selettiva Centro Italia. Trofeo Ovale Rental Master 2021, domenica 2 maggio. La Demo Race, promoter dell'evento, ha fatto scalo presso il circuito internazionale di Latina, il Sagittario, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid-19 vigenti in materia. Il circuito ha una lunghezza di metri 1540 con una larghezza media di 8-11 metri, pista molto tecnica e apprezzata per questo. Lunghezza rettilineo start di metri 155, mentre la larghezza massima del rettilineo è di metri 280 e largo metri 8,50. Un rettilineo dove i piloti possono far esprimere al massimo i motori. La pista ha 9 curve a sinistra e 6 a destra, un ampio parcheggio esterno e un paddock di oltre 20.000 metri quadrati riservato ai team. È disponibile un bar e punto ristoro all'interno del circuito. L'organizzazione di questo appuntamento è la Demo Race, società sportiva dilettantistica sotto l'egida di ASI Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. La Demo Race organizza, oltre a questo trofeo di preminente interesse nazionale, altri importanti appuntamenti motoristici sparsi in diverse piste italiane, come il CNV, competizione per moto private pit bike, Supermoto, Mini Moto Tard, Mini GP, e il KZR Championship, che rappresenta l'espressione massima di rental karting in Italia e non solo, dove i kart sono messi a disposizione dall'organizzazione, inclusi kart con comandi speciali dedicati a piloti con disabilità. Sul tracciato il Sagittario di Latina, nonostante il primo caldo e il momento particolare che il mondo sportivo sta attraversando causa Covid-19, si sono dati appuntamento molti appassionati piloti per due trofei suddivisi in 5 categorie: Sport Race Biblion Cup, Torm Junior, Torm Over Champions, Torm Over Ama e Torm Under. Temperatura a tratti calda, ventilata, tracciato ottimo come sempre. Roberto Pighin è il direttore di gara, Sandra Iachini la responsabile dei commissari in pista. I tempi sono stati rilevati da CNV Racing Moto ASI. Questo di oggi è il primo appuntamento di gare del trofeo Sport Race Biblion Cup ed il secondo per il Torm. Ne seguiranno altri sparsi durante i prossimi mesi, appuntamenti molto richiesti dagli appassionati per trascorrere dei fine settimana all'insegna di uno spettacolo motoristico con adrenalina pura e divertimento. L'organizzazione ha sperimentato per la prima volta il briefing online, che ha permesso di rispettare le normative anti-Covid-19. La giornata odierna è iniziata alle ore 9 con le prove libere e successivamente le qualifiche, che permetteranno ai migliori tempi di occupare le prime posizioni in griglia di partenza. Vediamo nel dettaglio come sono andate le varie categorie in gara. Partiamo dalla prima competizione, gara 1 della categoria Sport Race Biblion Cup 2021, è dedicata alle 300 SSP, 4 tempi, con un iscritto con Moto 4 e un pilota con la 125 Sport Production 2 tempi. Questo trofeo Sport Race 2021 si disputerà su 6 tappe totali. I prossimi appuntamenti della Sport Race Biblion Cup saranno il 23 maggio nella pista di Ortona, il 6 giugno alla pista del Volturno presso Limatola in provincia di Benevento, per poi riprendere il giro delle tre piste fino a settembre. Dopo il warm-up che ha visto il più veloce Daniele Picca seguito da Alessandro Mecco, ci sono state le qualifiche divise in due uscite. Il più veloce delle due uscite cronometrate è stato il pilota Daniele Picca con 59.297 sul giro, seguito da una manciata di millesimi dal pilota Alessandro Mecco, poi Federico Mandatori, Zannoni, Toti, Paoloni, Catena e tutti gli altri. Sono 14 piloti pronti alla partenza di questa prima gara della mattinata, con a seguito i propri meccanici e accompagnatori. Gomme tenute calde dalle termocoperte,
Tutti pronti e concentrati, saranno 10 giri da percorrere. Si parte, tutto bene, dalla prima curva verso sinistra, gruppo in fila indiana per affrontare le curve insidiose del circuito. Primo passaggio, Picca, Mecco, Mandatori, Paoloni, sono nelle prime posizioni. Scorrono i giri e si ferma per caduta Giacomo Zannoni. Poi è la volta di Daniele Palleschi, fermo anche lui. I giri scorrono in testa ed è sempre bagarre. Bandiera scacchi al decimo giro e vince in questa gara 1 Daniele Picca, secondo Alessandro Mecco, seguito da Federico Mandatori, poi Paoloni, Toti, Ostuni, Catena, poi tutti gli altri. In gara 2 la partenza è stata veloce e precisa da parte di tutti i piloti. Si forma un trenino dove il battistrada cerca di allungare sui due rettilinei della pista. Mandatori, Mecco, Zannoni sono attaccati al battistrada Picca, si alternano in testa, uno spettacolo nel vederli gareggiare con sportività reciproca. Stanno dando il tutto per tutto. Nelle retrovie si sorpassa con staccate all'ultimo centimetro e lotta tra Paoloni, Toti, Ostuni. Si inserisce anche Ruotolo, Germano e Catena. Cercano di guadagnare qualcosa per recuperare lo svantaggio nei confronti dei primi. In testa ci sono sempre Picca, Mecco e Mandatori. Stanno chiedendo il massimo dei propri motori. Loro ci mettono anche l'esperienza nel guidare con staccate mozzafiato. Mancano pochi giri al termine. Paoloni e Toti vogliono a tutti i costi rientrare sui primi. Hanno uno svantaggio di pochi millesimi di secondo. Purtroppo questo non è più possibile. E si chiude la gara 2 della categoria Sport Race Biblion Cup. Vince la gara Daniele Picca. Seconda sorpresa con un finale da maestro Federico Mandatori. Terzo Alessandro Mecco. Segue Zannoni, Paoloni, Toti, Ostuni e via via tutti gli altri. Hanno chiuso la gara tutti i piloti partiti. Classifica di giornata della categoria Sport Race Biblion Cup. Primo Daniele Picca, secondo Alessandro Mecco, terzo Federico Mandatori, poi segue Andrea Paoloni, Justin Toti, Bartolomeo Ostuni e poi premiazioni per tutti. E gli amici che mi hanno dato una mano, ringrazio Alberto e tutti quanti, è stata una bella gara, sono riuscito a scappare via i primi giri e a fare una gara un po' tranquilla. Ok, perfetto, complimenti. Grazie. Allora, Alessandro Mecco, sponsor della Sport Race per la Biblion, e ci dice qualcosa in merito ovviamente all'evento, all'organizzazione, alla gara? Guarda, allora io sono un appassionato delle moto, tant'è vero che oltre a essere sponsor sono anche partecipante alla Biblion Cup e quindi l'ho fatto anche per promuovere questo tipo di attività, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo in questi due anni e secondo me è un'occasione per diciamo sfogarci un pochino, no, di questa situazione. L'unica cosa che secondo me è opportuno fare è ricordarsi sempre che questo deve essere considerato un divertimento e che quindi come tale poi ognuno di noi il giorno dopo torna a lavorare, torna alle proprie famiglie, i ragazzi vanno a scuola e quindi bisogna sempre ricordarsi di questo. Quindi deve essere esclusivamente un divertimento, non stiamo facendo un campionato del mondo. Sono molto contento di essere stato partecipe a organizzare questa Sport Race. Spero che ci saranno sempre più adesioni nel futuro, in maniera tale da dare la possibilità a tanta gente che magari anche economicamente non può sopportare i costi di uno sport oneroso come questo. E questo invece è il contesto giusto per poter far divertire tutti quanti. Ecco. Dopo la pausa si ricomincia a gareggiare con altre categorie in programma. Prima di dare inizio si è tenuto un riconoscimento da parte degli organizzatori dei Moreis alla famiglia di Marco Isopo, pilota del Torm, scomparso prematuramente in un incidente stradale in auto. Ragazzo esemplare nella vita e in pista. Riconoscimento con una targa consegnata alla famiglia dalle mani dell'organizzazione dei Moreis. Volevo regalare questa targa ai genitori, poi, ma
ma soprattutto a Marco, perché per lui se è una delle foto che io ho scelto, abbiamo scelto tutti quanti insieme, una delle prime tra l'altro, fatta con i motobannati. Marco uno di noi per sempre, gli amici del Tormo, per voi, per Marco, grazie, grazie di cuore. Per me è qui, io direi di lanciare i palloncini perché secondo me ci sta guardando, assolutamente, non è una frase retorica, però secondo me è così. Vai. Non ti posso abbracciare. Lo farei volentieri. Il mio cuore. Passiamo ora alla gara 1, categoria Torm Junior. Sono 8 i piloti che prenderanno il via in questa categoria. Il miglior tempo nelle qualifiche lo ha fatto registrare il pilota numero 13, Leonardo Signore, con il tempo di 1:11 e 126 millesimi sull'ottavo giro dei tempi cronometrati, seguito da una manciata di millesimi da Andrea Leonardi, poi Lorenzo del Signore, fratello di Leonardo. Pertanto saranno loro i partenti in prima fila. Schieramento sulla griglia di partenza, saranno 8 i giri da percorrere. Nel frattempo i meccanici si danno da fare per mettere a punto le moto e preparare i piloti. Giro di riscaldamento, posizione in casella per lo spegnimento del semaforo. Partiti in questo momento, tutto bene alla prima curva dopo la partenza. Secondo giro, tutti in fila indiana. Qualche pilota sta perdendo metri preziosi. Nei primi posti troviamo i due fratelli del Signore, Leonardi, Laurella. Dietro fanno fatica a mantenere il ritmo dei battistrada Trimarchi, Ostuni, rimangono così attardati. Sarà difficile recuperare le posizioni. In testa vanno forti i fratelli del Signore e Luca Leonardi. Finisce anche l'ottavo giro e vince Lorenzo del Signore. Secondo il fratello Leonardo del Signore, terzo Luca Leonardi. A seguire Laurella, Livi, Andrea Leonardi, Massimo Ostuni e chiude Valerio Trimarchi. Bella e combattiva anche questa gara 1 della categoria Torm Junior. In gara 2 si cerca il riscatto dei piloti arrivati dietro. Giro di riscaldamento e riposizionamento sulla propria casella per la partenza. Anche in questa gara i giri saranno 8. Si parte, sfilano tutti in fila indiana. Bene alla prima curva, rettilineo, si inizia subito con i sorpassi. Primo passaggio in testa sono sempre i fratelli del Signore a dettare legge. Leonardi, Luca e Laurella cercano di inserirsi fra i primi posti. Sarà difficile con lo scatenato Leonardo del Signore. Andrea Leonardi, insieme a Ostuni e Trimarchi, cercano in tutti i modi di recuperare terreno. I giri che mancano alla fine sono pochi. In testa, Lorenzo del Signore ha perso posizioni. Si è inserito al secondo posto Luca Leonardi. La gara è finita con la bandiera a scacchi del direttore di gara. Vince Leonardo del Signore, secondo Luca Leonardi, terzo Lorenzo del Signore. Segue Diego Laurella, Samuel Livi, Andrea Leonardi, Ostuni e chiude Trimarchi. Bella e combattiva anche la gara 2 di questa categoria. Classifica di premiazione categoria Torm Junior. Al primo posto Leonardo del Signore, secondo il fratello Lorenzo del Signore, terzo posto per Luca Leonardi, a seguire Diego Laurella, Livi, Leonardi, Ostuni e chiude Trimarchi. Premi e medaglie per tutti. Allora, Leonardo del Signore, vincitore della categoria Junior, hai vinto su tuo fratello la gara 2, mentre in gara 1 ti ha beffato lui. Com'è vincere e gareggiare ovviamente contro tuo fratello? Bene. Cioè, mi diverto con lui. È più soddisfacente vincere con qualcun altro o con lui? Certe volte con qualcun altro, certe volte con lui. Veniamo ora alla categoria Torm Over Champions.
Il miglior tempo in mattinato l'ha fatto registrare il pilota numero 3 Luciano De Lucia, con il tempo di 1:10.886 millesimi, seguito da Alfredo Falcione e Danny Milanese. Pertanto questi sono i piloti che partiranno in prima fila. Tutto pronto in griglia per aspettare il via del direttore di gara. Ultimi ritocchi e consigli, poi si parte. Giro di riscaldamento e riposizionamento sulla propria casella per la partenza. Semaforo spento ed è il via. Tutto regolare alla prima curva. Il pilota Guglielmo Pontecorvo non parte. Regolare tutti gli altri. Sono 8 i giri da percorrere. Passaggio al secondo giro, nel gruppo di testa troviamo De Lucia, Falcione, Cesarini, Centra. Dietro fanno fatica a tenere il passo dei battistrada, si ferma Lorenzo Campoli al terzo giro. Fermo anche Gianluigi Gualdambrini al quinto giro. I giri scorrono veloci, in testa si danno battaglia Falcione, De Lucia, Centra e Cesarini. Subito dietro cercano di recuperare qualche metro. Finisce la gara 1, vince il numero 18 Alfredo Falcione. Secondo Luciano De Lucia, terzo finisce Flavio Cesarini, a seguire Centra, Fagone, Henry Recchia, Asaro, Baronti e Belli, poi tutti gli altri. Interessante questa gara 1, sarà ancora più combattiva la gara 2. Tredici sono i piloti di questa finale, tutti pronti nelle caselle numerate in griglia di partenza. Ultimi preparativi e poi si parte per il giro di riscaldamento. Semaforo spento ed è la partenza. Bene alla prima curva verso sinistra del circuito. Nel rettilineo opposto alla partenza si vedono i primi sorpassi. Secondo passaggio, in testa troviamo i soliti combattivi. De Lucia, Falcione, Danny Milanese si è inserito bene nelle prime posizioni. Dietro fanno fatica a tenere il passo dei primi. Al terzo giro si ferma Flavio Cesarini, che aveva fatto bene in gara 1. I battistrada vanno forte, cercano di tenere il passo i piloti che sono a metà, tra cui il gruppetto formato da Henry Recchia, Fagone, Pontecorvo, Leonardo Belli. Cercano in tutti i modi di recuperare posizioni. Manca poco più di un giro in testa e sono sempre loro a battagliare. De Lucia, Falcione e Milanese, racchiusi in una manciata di millesimi di secondo. Il direttore di gara alza la bandiera a scacchi. A transitare per primo è il numero 7 Luciano De Lucia, seguito da Alfredo Falcione, poi Danny Milanese. A seguire Gualdambrini, Centra, Recchia, Fagone, Pontecorvo e poi tutti gli altri. Bella ed entusiasmante questa gara 2. Podio e premiazioni della categoria Over Champions. Gradino più alto, Luciano De Lucia. Secondo gradino, Alfredo Falcione. Terzo, Simone Centra. A seguire, Danny Milanese, Henry Recchia, Flavien Fagone e poi tutti gli altri con medaglie per tutti. Luciano De Lucia, vincitore della categoria Over. Hai vinto gara 2 e ovviamente è stato, penso, una soddisfazione visto il livello degli altri partecipanti, però ovviamente raccontaci un pochino della gara. Mi sono divertito tanto col Fredo, cioè siamo lottata gara 1, gara 2, ci siamo divertiti, è stato bellissimo. Come posso soddisfatto? Dire? Molto, molto, non aspettavamo la vittoria, però è arrivata, quindi ci andiamo contenti. Perfetto, complimenti. Grazie. Per la categoria Torm Over AMA saranno 14 piloti iscritti dopo le prove libere della mattinata che si sono disputate per le qualifiche che hanno decretato il miglior tempo a favore di Alessio Galata con il tempo di 1:13.765 millesimi. Piloti in griglia, ultime raccomandazioni da parte dei tecnici e responsabili di gara. Inizia il giro di riscaldamento per poi fermarsi sulla propria casella per la partenza. Si spengono i semafori e si parte. Tutto bene al primo giro. Saranno 8 i giri da percorrere. Passaggio numero 2. Nel gruppo di testa troviamo Paolini, Di Luzio, Marcucci, che si stanno dando battaglia sul filo delle staccate, gomito a gomito. D'altronde 8 giri faranno presto a passare. Dietro fanno fatica a tenere il passo Michini, Di Virgilio, Gianmarino e sono tutti un po' in ritardo sui primi.
Siamo oltre la metà gara, in testa troviamo sempre Di Luzio, Marcucci e Paolini che cerca di recuperare qualcosa. Bandiera scacchi vince la gara 1, Andrea Marcucci, secondo Luca Di Luzio, terzo Fabio Paolini, a seguire Sciarra, Di Giosuè, Michini, Di Virgilio e poi tutti gli altri. Subito pronti in gara 2 il riscatto. 8 sono i giri da completare, piloti già pronti in griglia. Ultime raccomandazioni, si parte per il giro di ricognizione. Semaforo spento ed è il via, tutto ok alla prima curva. Ci è sembrato che qualche pilota si sia mosso prima del dovuto. Vediamo alla fine quello che decidono i giudici di gara. Si viaggia ad alta velocità. In testa c'è molta bagarre tra Di Giosuè, Marcucci e Galata Alessio. Sfortunato nella gara 1, dietro stanno recuperando terreno Di Luzio, Di Virgilio e Fabio Paolini. Dietro, attardati, troviamo Sciarra, Michini e Gianmarino. Questi ancora possono recuperare le posizioni che contano. Siamo a metà gara, in testa si susseguono sorpassi all'ultima staccata. Marcucci e Di Giosuè cercano di avvicinarsi al battistrada Alessio Galata. Il numero 8 Galata sta andando a vincere questa gara 2. Infatti taglia per primo il traguardo, seguito dal numero 7 Emanuele Di Giosuè. Andrea Marcucci è terzo, poi a seguire Luca Di Luzio, Stefano Di Virgilio e via via tutti gli altri. In partenza avevamo visto bene. Il pilota numero 16 Marco Gianmarino e il numero 18 Giuseppe De Angelis sono stati oggetto dei provvedimenti dei giudici sportivi per partenza anticipata. Podio, in premiazione al gradino più alto troviamo il numero 3 Andrea Marcucci. Secondo Luca Di Luzio, terzo Emanuele Di Giosuè, segue Fabio Paolini, Francesco Sciarra, Alessio Galata che non gli è bastata la vittoria in gara 2 per guadagnarsi i primi posti del podio, poi a seguire tutti gli altri con medaglie per tutti. Andrea Marcucci, vincitore della categoria Champion Ama, sì. E sei soddisfatto per la giornata, per il risultato ovviamente ottenuto? Sì, soddisfattissimi perché la prima esperienza in questa pista e quindi... ci siamo adattati bene, abbiamo riportato un ottimo primo posto a casa, grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono, un team nuovo dell'Abruzzo, Garage Italia. E la seconda manche ho sofferto un po', però dai, abbiamo portato a casa un bel successo. Complimenti, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Terminiamo le gare con la classe Torm Under. Sono 14 piloti a prendere il via. In qualifiche il miglior tempo l'ha fatto registrare il numero 2 Nicola Forza, che ha fermato il tempo a 1.09 e 833 millesimi, seguito da Gianfranco Floris. Dopo le qualifiche è da disputare la gara 1. Saranno 8 i giri da percorrere. La griglia è piena, tutti i piloti sono pronti sulla casella assegnata in base al tempo cronometrato. Si parte per il giro di riscaldamento, posizionamento sulla propria casella e si parte. Ottima la partenza di tutto il gruppo, schizzano davanti Simone Morandi e Nicola Forza. Subito dietro, ad una manciata di millesimi, D'Angelo, Ragni e Di Placido, che provano a recuperare qualche metro. Dietro fanno fatica Pasqua, Di Michele, Corrado e Floris, molto attardati. Sarà difficile il recupero per questi piloti. Metà gara vanno sempre più forte il gruppo di testa. Si è inserito Ragni e Di Placido che hanno recuperato qualcosa. Non basta, finisce anche l'ottavo giro, pertanto vince il numero 18 Nicola Forza. Secondo Simone Morandi a pochissimi millesimi di secondo. Terzo Gennaro D'Angelo, poi Ragni, Di Placido, Galante. Pensiero e via tutti gli altri. Gara 2, pronti in griglia. Vediamo se qualche pilota vuole riscattare la mediocre prestazione fatta in gara 1. Giro di riscaldamento per poi fermarsi sulla propria casella aspettando lo spegnimento del semaforo e si parte. Ottima la partenza di tutti, tutti in fila al rettilineo opposto all'arrivo, qualche scaramuccia nelle staccate senza conseguenze. Si ferma al primo passaggio Antonio Pasqua insieme a Gennaro D'Angelo. In testa troviamo Di Placido e Nicola Forza che sembra abbiano qualcosa in più degli altri.
seguiti da una manciata di millesimi praticamente quasi attaccati Simone Morandi, Riccardo Pensiero e Daniele Ragni. Attardati di qualche secondo Flavia Ferri, unica donna a partecipare in questa categoria. Si sta difendendo bene sia in curva che nei rettilinei. Segue dopo la Lady Flavia Giulio De Michele, Antonio Corrado. Questi piloti cercano di recuperare lo svantaggio per portarsi nelle posizioni che contano. Siamo a metà gara. In testa vanno sempre in coppia Nicola Forza e Morandi, staccati da poco di Placido e Pensiero. Ormai la gara volge al termine. Sotto la bandiera scacchi transita per primo Nicola Forza, seguito da Simone Morandi. Terzo a meno di un secondo Andrea Di Placido, Riccardo Pensiero e via via tutti gli altri. Adesso vediamo il podio di questa categoria. Al gradino numero 1 sale Nicola Forza. Secondo gradino per Simone Morandi. Terzo posto per Andrea Piergiorgio Di Placido. Poi a seguire con medaglie per tutti. Pensiero, Ragni, Eros Galante, Flavia Ferri, la Lady che ha dato filo da torcere ai colleghi maschietti, e poi di seguito Di Michele, Corrado, D'Angelo, Pasqua, Di Marco e chiude Floris, medaglie ricordo per tutti. Allora, Nicola Forza, vincitore della categoria Under. Hai fatto un'ottima gara 1, gara 2 molto sofferta fino all'ultimo, esatto. Però vieni da una serie di vittorie. Siamo arrivati a 10. A cui hai detto non vuoi rinunciare. Esatto. Sì, 10 di fila in questa categoria dal Viterbo dell'anno scorso e sono molto soddisfatto. Qualcosa sulla gara? Mi ha fatto dannare come un cane. Simone è stato bravissimo, veramente. No, bravo, bravo. Complimenti. La butto lì, cerco sponsor. Qualcosina. Va bene, grazie. Va bene. In questo appuntamento svoltosi nella pista di Latina, il Sagittario, la Demo Race si è tolta qualche soddisfazione, organizzando gare entusiasmanti, tutte combattute fino alla bandiera scacchi. Santi De Luca, organizzatore dell'evento e del campionato, e ovviamente raccontaci dell'organizzazione, degli eventi e cosa prevede il futuro. Allora, intanto grazie, diciamo che non sono soltanto io a organizzare questi eventi, ma è tutta la Demo Race, un team veramente variegato, sono diverse persone che lavorano tutto il giorno per il divertimento delle persone che poi vengono ai nostri eventi. I prossimi eventi ne abbiamo diversi a maggio, a parte quello che si è concluso oggi. Abbiamo il 16 maggio ad Arce, dove avremo in contemporanea una giornata dedicata al rental racing con sia i kart KZR, quindi il KZR Championship, con la prima tappa addirittura anche della categoria wheelchair, che è una categoria fiore all'occhiello della nostra organizzazione, dove partecipano ben 7 piloti con disabilità. E ci sarà anche il TORM per il terzo round della selettiva centro, e sarà disputato in concomitanza con il secondo round della selettiva sud. Quindi abbiamo in previsione circa una 70-80 piloti, quindi una bella giornata di festa. Poi ci sposteremo la settimana dopo a Ortona per il CNV, il campionato nazionale velocità sotto l'egida di Motoasi, dove lì ci sarà il secondo round della Sport Race più tutte le categorie del CNV, quindi motard, pit bike e mini GP. Quindi un maggio veramente intenso, continueremo poi nei mesi successivi con il completamento di tutti i nostri campionati. Quindi impegnati sia sulle due che sulle quattro ruote. Grazie comunque prima di tutto allo staff e poi anche ai diversi sponsor che supportano queste iniziative. Chi volesse partecipare ai nostri eventi può andare sul sito www.demorace.it e trova tutti i contatti, sia per la registrazione, anche i numeri di telefono e quant'altro, l'email. Abbiamo tutti i canali social, abbiamo la pagina Facebook, il profilo Instagram, quindi c'è la massima libertà di contatto verso la Demo Race. Si ringrazia inoltre lo staff e i partner della Demo Race. ASI Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Lo staff del circuito Il Sagittario di Latina. I partner della manifestazione che hanno saputo cogliere l'importanza della manifestazione. Biblion Servizi, Gruppo Tecnocasa, Stagni Gomme, CNV Moto ASI.it.
PMT The Winning Tires, Medimas 97, Prabhasha Fotografia. Inoltre vi invitiamo a partecipare ai prossimi appuntamenti di questo trofeo Sport Race Biblion Cup 2021, che si disputerà su 6 tappe totali. I prossimi appuntamenti della Sport Race Biblion Cup saranno il 23 maggio nella pista di Ortona in Abruzzo, il 6 giugno e il 18 luglio pista del Volturno presso Limatola in provincia di Benevento, il 5 settembre circuito il Sagittario di Latina, il 26 settembre circuito di Ortona. Mentre il trofeo TORM, trofeo Original Rental Master, le prove restanti saranno presso il circuito di Arce il 13 giugno, poi il 4 luglio circuito di Artena, il 26 settembre circuito di Ortona e il 24 ottobre circuito di Latina il Sagittario. La finale nazionale sarà disputata il 12 dicembre 2021, sempre al circuito il Sagittario di Latina. Per i vari contatti con gli organizzatori Demorace, info@demorace.it oppure 392 75 22 504, anche WhatsApp.